Signor Presidente della Repubblica, signori magistrati, buongiorno a tutti e benvenuti a Siena. Per la nostra città è un grande onore ospitare il 33° congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Consapevoli dell'importanza del delicato ruolo che ricoprite e del prezioso compito che siete quotidianamente chiamati a svolgere, pilastro fondamentale della vita democratica ed istituzionale dello Stato di diritto, è con grande soddisfazione e riconoscenza che si accoglie questo momento così importante per la vostra storica e prestigiosa associazione. I due luoghi che ospiteranno il vostro congresso, il Teatro degli Innovati all'interno del Palazzo Pubblico e il Santa Maria della Scala, colgono pienamente il senso profondo del rapporto fra governo democratico, istituzioni culturali e spirito di solidarietà che da sempre contraddistingue la nostra comunità. Il Teatro degli Innovati, che oggi ci ospita, nasce come sala del Consiglio della Repubblica Senese. All'interno del Museo Civico di Palazzo Pubblico si incontra il ciclo di affreschi di Ambrogio Dorenzetti, maestro della scuola senese del 300, conosciuto come Allegoria ed effetti del buono e cattivo governo. Questi affreschi, che avrete modo di apprezzare, sono fra i primi esempi al mondo di arte civile, volti ad ispirare l'operato del governo dei Nove, che reggeva allora le sorti della Repubblica di Siena, un sistema democratico avanzato nell'Europa medievale. Da un lato il buon governo, con la minuziosa ed evocativa raffigurazione dei suoi effetti sulla città e sulla campagna, dall'altra il cattivo governo, di cui vengono raffigurati i tragici esiti. Dinanzi ad ogni visitatore sta quindi la rappresentazione, assolutamente inusuale per l'epoca, del bivio decisivo di fronte al quale si trova ogni governante: operare per il bene della comunità oppure per il proprio. Se nell'allegoria del buon governo la giustizia è autonoma ed indipendente, collegata all'istituzione politica da una corda tenuta in pugno da cittadini allineati a fianco della concordia e simboleggianti la comunità di Siena, in quella del cattivo governo la giustizia è raffigurata a terra, legata, calpestata e soggiogata dal tiranide. L'attualità di questo capolavoro trecentesco è più che mai viva ancora oggi, ricordando a tutti noi quale debba essere il rapporto tra i poteri dello Stato per garantire la tenuta democratica della nostra Repubblica e la convivenza libera e civile della nostra società. Il genio di Ambrogio Dorenzetti, paradossalmente ancora poco conosciuto, verrà celebrato in una grande mostra al Santa Maria della Scala, che proprio oggi inauguriamo, con la graditissima presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che saluto e ringrazio. L'antico ospedale, oggi complesso museale, ci ricorda altresì come l'accoglienza, la cura dei malati, la carità e la solidarietà siano valori imprescindibili, una cifra di civiltà dai quali non possiamo e non possono esimersi coloro che ricoprono ruoli di responsabilità pubblica. Nel rinnovare l'impegno per una proficua e reciproca collaborazione tra istituzioni, vi porto il saluto di tutta la città e vi auguro buon lavoro e buona permanenza assieme. Grazie.